Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo video su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che finalmente la volta scorsa sono riuscita a sconfiggere la tremenda scolopendra, tremenda parolone. E dopo avere vicissitudini siamo arrivati al villaggio delle Germotalpe e ci siamo ritrovati in una situazione alquanto trash e cringe, oserei dire, perché ci siamo ritrovati qui da Dulcinea a partecipare a una sorta di concorso de, oh mio dio, dei uomini e donne, una cosa stranissima ragazzi. Quindi dopo vari cazzi e mazzi purtroppo ci siamo ritrovati nelle prigioni, siamo riusciti a fuggire dalle prigioni con qualche sotterfugio e ci siamo quindi ritrovati nel castello stesso di Dulcinea, che solo a rivederlo mi viene la nausea perché ci sta rosa praticamente dappertutto. Il nostro obiettivo attualmente è appunto quello di riuscire a uscire da questo benedetto castello. Il problema è che attualmente l'uscita appunto è bloccata, regà, tipo da una marea di germotalpe che non ne vogliono sapere comunque di spostarsi. Quindi o riusciamo a trovare un'altra uscita o comunque aspettiamo che queste germotalpe della ceppa si spostino. Io poi mi sono resa conto ragazzi che la volta scorsa sì, ho visitato la parte inferiore del castello, ma non sono venuta esatto a vedere cosa ci fosse di qua. Infatti c'è un altro ingresso. Ingresso per... che è la sala da pranzo. Oddio. No raga, non ci posso credere. C'è la talpa chef. La talpa chef. Cari sous chef, temo che la mia schiena sia al limite, perché le germotalpe hanno una schiena. Sono costretto ad annunciare il mio ritiro in questo momento sfortunato. Ma come chef? Chi se non lei potrà condurci nell'impresa di preparare per l'evento principale la torta più magnifica che esista? Su chef, è arrivato il momento per uno di voi di affrontare la luce della ribalta. Dobbiamo preparare una torta, sono in gioco le nostre vite. Certo che sì, ho udito le sue parole. In quanto talpa di maggior talento tra noi, mi candido per prendermi questa responsabilità. Non la deluderò, lo prometto. Ok, si è autoproclamato praticamente grande chef. Va bene, ok. Perché? Perché noi? Perché? Perché? Perché devi venire a romper cazzo? Ah, no, non ho capito. Ehi, voi! Da adesso voi quattro siete su chef. Te l'ho mai chiesto? Mi hai visto entrare qua dentro con sguardo implorante di chiederti qualcosa? A maggior ragione di fartela su chef. Ma perché non te ne vai a fan... Presto, in cucina! Ah, cioè... così. Così a caso, perché sì. La cucina dov'è? Di qua? Oh... come mai ci avete messo tanto? Datevi da fare, capito? Non posso lasciare questa stanza prima di aver preparato la torta migliore che esista. Ma perché ci dobbiamo dare da fare noi? Non ho capito, ma scusa tanto. Se volete iniziare, seguite le mie istruzioni e andrà tutto bene. Ricordo perfettamente la ricetta dello chef capo. Vabbè, diciamo di sì, pronti a fare che cosa, non lo so. Non ho capito perché c'è... capitata sta cosa terribile. Su, non siate nervosi, fidatevi di me, so cosa sto facendo. Per prima cosa dobbiamo preriscaldare il forno a 75 gradi. Così ci metterà 50 ore a cuocersi la torta. Però vabbè. Che temperatura vorrei preriscaldare? 75 gradi. Eccellente! Adesso dovete mescolare i due ingredienti principali in una giodola. Fiori e palline da ping pong. Chi è che c'ha bocca e denti per mangiarsi le palline da ping pong? Non lo so, però vabbè. Allora, fiori e palline da ping pong. Saranno queste? No, ma non c'è sta roba che hai detto. Dove stanno i fiori? Sono questi? Le fragole? No. Le fragole ananas? No, Dio santissimo. Il succo di frutta? No. Il terri... il terriccio? Ma dov'è sta roba? Cioè, perché c'è uno stivale qua sopra? Non ho capito. Noce di cocco e Kelly ha imparato eccesso di succo. Questa può essere interessante. Burro, no. Ma no, non volevo prendere i sottaceti. Vabbè, niente. Possiamo aprire il frigo? E senti, Acoso, come ti chiami? Non c'è sta roba. Fiori e palline da ping pong. Ma non c'è non ci stanno ste cose. Aspetta, aspetta. Forse sta mascherando
le cose. Magari per pallina ping pong intende le uova. E per fiori che cosa può intendere? Le fragole? Stai trasportando troppi ingredienti, te pareva? Sì, mettiamo a posto i sottaceti, perfetto. Per fiori può intendere le fragole? Boh, proviamo. Proviamo così. Sì. Cioè, parla ancora, cioè, Cristo santo, parla, chiamale col nome loro, no? State andando benissimo, benissimo, guarda, contentissima. Bene, ora sale e formaggio. Sì, sbatteteli insieme finché non diventano una zuppa. Sale e formaggio. Buono, sale, che intenderà? Zucchero e farina. Perché se no non ha senso. È formaggio, burro, no zucchero, burro, burro. Proviamo così. Sì. Che a me sembra assurdo, ragazzi, tutto ciò, veramente. È così che si fa. Come ultimo tocco prendi la salsa e tagliala a pezzetti. La salsa di tua sorella. Dio santissimo. Ah, forse era zucchero, non era burro e farina. Vabbè, raga, niente, ormai è andata. Succo di frutta. Sì. Come facciamo a tagliarle a pezzi? Non lo so, sinceramente. Magnifico, ora mischia tutto insieme e sbattilo in microonde. È davvero facile. Ok, prendiamo tutte queste schifezze. Sì, il miscuglio. Il miscuglio. Molto interessante, davvero. Va bene, misceliamo tutto quanto e vediamo se sta porcheria è pronta. Quindi spariamola in forno. Ok, chissà che robaccia ci sarà uscita, ragazzi, non lo so immaginare. Preparato la torta, che accidenti ci hai messo dentro? Ah, è pronta, una splendida opera, devo dirlo, assaggiamola, mo vomita pure l'anima. Ok, questa è stata bella, è stata bellissima, proprio la devo dire tutta. Che liberazione, quel tipo era solo rintraccio. Un altro su chef. Siete pronti per cucinare davvero? Beh, la prima cosa da fare è preriscaldare il forno a 350 gradi. Già, oddio, 350 gradi. Si carbonizza, Dio mio. Mescolate insieme. Ok, ok, già sono indicazioni un pochettino più decenti. Farina e uova, forza. Allora, prendiamo farina e prendiamo le uova. Ecco qua, ce l'abbiamo. Quindi già è più ragionevole la cosa. Scusa, ma ha detto ingredienti completamente a caso. Che è colpa mia, se ho fatto una porcheria. Zucchero e burro, sbattete tutto finché è bello soffice. Ok, perfetto, quindi burro e zucchero. Quindi praticamente l'abbiamo semplicemente ucciso con l'impasto orripilante che abbiamo preparato. Veramente fantastico, ragazzi. Una notizia bellissima. Come uccidere una germotalpa nel giro di 10 minuti. E adesso è il momento del topping. Chiaramente ci vogliono le fragole. Prendiamo le fragolone e le poniamo qua. Sì. E quindi adesso si dovrà mettere un po' tutto insieme, no? Tutto fatto? Bene! Ora mettete tutto nella teglia da forno e passatela in forno per la cottura, va bene? Il miscuglio nel piatto. Ce l'abbiamo. Metti tutto insieme, forza, forza e coraggio. Dai. Perfetto, impasto la torta, ce l'abbiamo, lo piazziamo bello che in forno. Vediamo che cosa ne sarà uscito stavolta. Stavolta dovrebbe essere un pochettino più decente, insomma. Sembra molto buona. Ed è così che si prepara una torta. Sì, così va bene. Finalmente una torta di cui lo chef capo sarebbe fiero. Possa la sua memoria vivere in eterno. Mica è morto, gli fa male un po' la schiena. Potete andare via, miei servitori, siete liberi. Miei servitori, ma vattela piander culo. Ma chi ha mai pensato di servirvi? Ma avete rotto tre quarti dei minchia così completamente a caso. E qua ovviamente c'era la stanza per salvare, ragazzi. Se la volta scorsa avessi esplorato un pochettino di più l'avrei scoperta prima. E quindi non sarei tornata fino alle prigioni per salvare. Allora, vediamo che succede qua dentro. Scusi, permesso. Osserva rapido il ritratto di Dulcinea. Ma voi state fuori peggio dei terrazzi e dei balconi, figli miei, fatevelo dire. Qua? Una persona all'aria insopportabile, chi mai sarà?
Qua possiamo spaccare 30 vongole. Dagli, che fate voi? Sors de ma chambre ou j'appellerai les flics. Oh, François, non ho capito una sola parola, ma sei un sogno. Va bene. Vabbè, gli ha detto semplicemente di uscire dal cazzo, fondamentalmente di uscire dalla camera, però dettagli, quindi andando più su. Che altre? Oddio. Ma qua c'è tipo, è un bottone? Cioè è un tasto di un lavoro per obbligo. Ah, deve prima sfondare la gabbia qua, aspetta. Faccio subito, ecco fatto. Mamma mia, due secondi ci ha messo, 2 secondi. Jay, ci sarà davvero la J nella parola? Non c'è J in questa frase, evidentemente. Allora, vediamo un po'. E là, Jims, quanto tempo, amico? Come è andato il tuo fine settimana? Ma possibile? Ah, ma confuso per un altro, ovviamente. Ci abbiamo la nostra bella mascherina in faccia. Accidenti, come sono finito in questo casino? Una germotalpa spaventosa chiamata Marcia mi ha trascinato fuori di casa all'improvviso dicendomi che avrei sostituito lo staff incapace. Pare che il mio predecessore sia finito nelle prigioni per tradimento. Il ricambio di dipendenti deve essere terribile qui. Sarà finite le prigioni, pure noi ci siamo finiti, bello mio, che dobbiamo fare? Caro diario, oggi io... accidenti, cosa ho fatto oggi? Porco Dio, io farei una visitina dal medico se fossi in te, eh? Dulcinea è straordinaria, vorrei poter lavorare qui per sempre. Dulcinea è terrificante, voglio tornare a casa. Una torta alla fragola che odora di immondizia. Quale folle l'assaggerebbe, sì. What the fuck? Conserve va... Ma che è sto posto, scusate? E perché cavolo assaggiare una torta mi ha portato qui? Che cavolo sta succedendo? Assaggiamola di nuovo. Boh, ragazzi, non sto capendo. I misteri di Omori, va bene. Allora, qua che ci racconta? È così difficile dormire con quegli altri due nella stessa stanza se solo avessimo dei soffitti. Ah, ha fatto la battuta. Non dire eresie, sarò io a sposare Dulcinea. Le tue sono solo illusioni, gemello mio. Sarò io a impalmare Dulcinea. In che senso? Oh, su via, non c'è proprio storia. Tra noi due io sono di gran lunga il più affascinante. Non essere stolto, fratello, siamo perfettamente uguali. Ma io so che Dulcinea non saprà resistere alla mia personalità. Sciocchezze, fratello. Quando i tempi saranno maturi, perderà la testa per i miei elegantissimi baffi nuovi di zecca. Elegantissimi baffi, dici? Ma di che baffi parli? Io vedo solo un paio di peli del naso. Fratello mio, mi stai facendo perdere il germoglio. Ma so come risolvere la cosa. Voi, germotalpe, chi pensate che sarebbe il partner migliore per Dulcinea tra noi? Scegli a caso. Ah, che ti avevo detto? Corro subito a chiedere la mano a Dulcinea. Non accetto simili idiozie. Oddio, minchia, si è volato, porco zio. E questo è rimasto qua come uno scemo, va bene. Intanto che voi risolvete le vostre cose, io spacco un pochettino di vasi. 10 vongole, 30 vongole, 10 vongole, oddio. Non vedete, sto cercando di meditare, siete davvero scortesi. Scusa, minchia, stavo per tirare una mazzata in testa perché t'ho confuso per un vaso. Perché cazzo te devi mettere a meditare giusto qua, dico io, no? Mannaggia tutto, mannaggia. Poi mi accusano pure di essere scortese. Vabbè, abbiamo raccolto un bel po' di vongole, ragazzi. Le pagine sono tutte incollate. Bello. Ok, dopo aver risalvato la partita, ritorniamo fuori. E dopo aver fatto sta questione della torta, io non so se c'è altro da fare, eh. Probabilmente comunque c'è qualcosa pure dall'altra parte. Allora di sto piano, che succede? Dov'è buco? Oh, fermi impostori, so la verità, voi non siete germotalpe. Immagino che vi starete chiedendo come faccio a saperlo. La mia esperienza va ben oltre quella di chi ha il titolo di Harold o Marcia. Io sono Sir Maximus e nel nome della mia dinastia vincerò e porterò gloria alla mia famiglia. Mazza che botta, ma hai schiacciato il ditone. Minchia che sguardo furbo. Sbaglio, è incazzato nero. Ci serve la tristezza.
tristezza. No, aspetta. La gioia contro la rabbia, se non sbaglio. Proviamo, ragazzi, con questo. Se il nemico prova ira, gli riduce l'attacco. Quindi, giravolta per Obri. Intanto attacchiamo. Oddio, non dovrebbe essere comunque troppo complicato, no? Comunque non gli ha abbassato l'attacco, quindi mi sa che non è arrabbiato. Probabilmente ho frainteso a causa del suo colore. Quindi allora, accoltella come se non ci fosse un domani. Attacchiamo, ragazzi, tanto dovrebbe essere una cosa abbastanza rapida. No, non posso arrendermi, mio figlio ha bisogno di me. Tesoro, mi sa che tuo figlio ti dovrà dire ciao ciao, eh. Sir Maximus scatena il suo attacco finale. Apis, Sword. Mannaggia santa. Doppio attacco. Hai finito? Il tuo spettacolino da 4 soldi? Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. 800 punti esperienza. Grande, Sir Maximus. Ci hai fatto un grande favore. Ok. Problema fondamentalmente risolto, mi sembra. Ok, sono tornata qui, ragazzi, per curarmi. Ovviamente stavo pensando, perché non parliamo con Mari? Magari ci può dire qualcosa di utile. Certo che ci sono un sacco di germotalpe qui. Adorano tutte Dulcinea. Prima ho provato ad offrire il cibo a una di loro, ma mi ha dato della plebea e me l'ha tirato dietro. Le germotalpe sono creature davvero curiose, eh? Belle info che ci ha dato. Comunque, allora, come stavo deducendo prima che Sir Maximus ci rompesse le palle, immagino che ci sia una parte del piano anche da st'altra parte qua. E non l'ho visitata manco questa l'altra volta. Andiamo su, su, su. Che dite? Lo facciamo fuori questo? Oh! Porca vacca, quanti siete, oh! Ok, ragazzi, ho scelto attacchi che danneggiano fondamentalmente tutti quanti. Beh, questi ci daranno comunque un bel po' di punta esperienza, tra l'altro. Quindi non è stata cattiva l'idea comunque di attaccare. Quindi diamogli addosso, forza e coraggio, facciamolo fuori. E ci prendiamo un bel po' di esp. Quanto me date? 1218 punti esperienza, ragazzi. Questo è davvero ottimo, veramente ottimo. Bene, vediamo cosa c'è oltre questa porta. Oddio. Un macchinario musicale. Andiamo... le stanze. A quanto pare si può andare solo lì. Ok, è stato terrificante. Decisamente terrificante, d'accordo? Le stanze di... Oddio. Ma questo è Cap Space Boy. What the fuck? Allora, raccogliamo tutta la roba, ragazzi. Succo d'arancia, bibita, bibita alla pesca. Oh... Un grande tavolo, la turetta per il volto leggiadro di Dulcinea, sì. Magari sotto a tutto quel cerone c'è sta una stregaccia che è più brutta di quella di Biancaneve. Allora, qua c'è un'altra sta... Oddio, che è successo qua? Oddio, Gesù. Un dipinto di Cap Space Boy, gli hanno gettato sopra del succo di frutta. Ok, pensavo fosse sangue, già mi stava più malissimo. Succo di frutta non è per bambini, allora non credo che sia succo di frutta, che spiritoso. Assaggiamo pure sta torta che sa del rosmarino. Vediamo in che meandro del mondo ci trasporta. Oh, in mezzo all'erba, che bello. Conserve varie. Vorrei davvero tanto capire cosa significa sto conserve varie, ma... Ok, torniamo indietro e andiamo a vedere, ragazzi, a guardare da vicino sta benedetta statua dei Cap Space Boy. Cioè, non se l'hanno lasciati, perché ce l'ha ancora? Anf che... Gasp, cosa ci fate qui? Alle comuni germotalpe non è consentito l'accesso alle stanze di Dulcinea. Conoscete le regole? Ah, un attimo. Forse voi potete aiutarmi. Dulcinea mi ha ordinato di portare questa statua fuori dalla camera da letto prima del suo ritorno, ma non riesco proprio a spostarla. Se solo finisse accidentalmente ridotta in comodi pezzettini. Beh, come dire, se hai bisogno di scatenare un po' di distruzione, si dà il caso che la qui presente Obri sia una specialista. Sì. Obri? È davvero un nome insolito per una germotalpa? In effetti è un po' che Dulcinea ha corto di nomi da dare. Aspetta, Kel, quella non è una statua di Cap Space Boy. Mi dispiacerebbe distruggerla. Su via, non lo verrà mai a scoprire. Cap Space Boy e Dulcinea sono storia vecchia. Vivi e lascia vivere, come dico sempre. Non te l'ho mai sentito dire prima. Ma va bene, immagino di poterci provare. Oddio, sta per distruggerla, ragazzi. Distruggiamola. Io vado, questa volta non fallirò.
cielo, ce l'hai fatta! Bene, è ora di dare una pulita. Mazza, ha dei poteri magici, fa sparire i detriti. Come se fosse polvere. Mi avete davvero salvato, avrei dovuto affidarmi agli specialisti fin dall'inizio. Sì, ma noi una ricompensuccia... No? Oddio. Ammappete! Scusa, quella dei Cap Space Boy non riuscivi a portarla fuori, però questa sì, a portarla dentro. Non ho capito. Cielo, che sorpresa! A quanto pare bastava sollevarla da sotto. Vattela a piander culo pure. E oggi è la giornata di vattela a piander culo. Poesia di Dulcinea. Oddio. Ah, un giorno. E che giorno è stato? Un giorno perfetto. Gran bella poesia pure questa. Una perla, che ce faccio me avendo? Magnifico d'enorme letto rosa. Vuoi metterti a dormire qui con i tuoi amici? È abbastanza ambigua come cosa, ma direi di sì. Ok, ok, ci ha praticamente rimessa a nuovo. Hai trovato un body pillow. Cos'è un body pillow? Niente, sto body pillow non è dato vedere che cavolo è. Va bene, lo scopriremo solo vivendo. Andiamo di qua, vediamo un po'. Oh, ma che bel terrazzo. Ho ricevuto teiera. Io ho imparato ora del tè. Ammazza, ma... Cioè, imparano le abilità così. Ripristina un po' di cuore e succo ad un amico. Pure questo potrebbe essere utile, eh? E che tutte queste possono essere utili. Allora, questa di ridurre l'attacco a un nemico, magari possiamo farne almeno. Mettiamo a meno, mettiamo pure questa. Ok, allora qua penso non ci sia altro da vedere, per cui... Dopo aver visitato anche le stanze private di Dulcinea, direi che possiamo anche dileguarci, guarda, me ne vado volentieri. Andiamo pure alla reception, ecco, dobbiamo rivedere per forza questa cosa assolutamente terrificante, vero? Mi sa proprio di sì, perfetto, grazie, grazie per il passaggio, arrivederci, salve. Allora, la domanda ora sorge spontanea però. Intanto ho rifatto questa battaglia qua, ragazzi, per guadagnare tanti altri punti esperienza. E quindi la domanda sorge spontanea. Io a sto punto che minchia devo fare per uscire da questo castello di merda? Ok, intanto sono tornata a curarmi. Ho affrontato anche un'altra battaglia nel frattempo. Salvo la partita. Qua ancora nessuna novità, ragazzi. Sono sinceramente perplessa. Ci deve essere qualcosa che mi deve essere sfuggito, probabilmente da qualche altra parte. A few moments later. Ah, vediamo se per esempio in questa stanza, ragazzi, si può fare altro, perché qui non ho visitato proprio come si deve tutto sto posto. Sono un ospite importante, sì, di sta minchia. Quassù chi c'è, tra l'altro? Chi è questo tizio? Non c'è proprio tempo per gestire l'ingresso di tutti questi ospiti irrequieti. Un'ulteriore prova che non dobbiamo sottovalutare la popolarità della nostra amata Dulcinea. Ehi voi, servitori con le facce orribili, l'evento che sta per iniziare è un dress code molto severo. Ma se guardate allo specchio prima di entrare, pezzone e merda. È fondamentale che il pubblico sia vestito in modo da soddisfare i desideri di Dulcinea. Ecco un semplice schema che capirebbe persino chi non è una germotalpa. Ok, quindi è accettato il rosa fondamentalmente, questo mi stai a dire. Chiedete a ogni ospite inferiore di seguirvi e portatelo da me. Riuscirete a fare una cosa così semplice, no? Non lo so, sì, cioè posso riuscire. Allora io direi di partire da sotto. Madonna santa, quanti cazzo siete. Allora, questo è verde. Sì, quindi allora te mi segui, grazie. Voglio parlare col responsabile. Ah, qualcuno è più carismatico. Chi è che ha più carisma? Hiro, giusto? Proviamo con lui, allora. Sì. Sì, è lui, perfetto. La prego di seguirmi, la sua presenza è richiesta urgentemente. Certo, lo staff qui è eccezionale. Quindi allora, questi sono tutti rosa. Questa è una sorta di giallino, quello che è. Madonna, ci metteremo una vita fino a sopra, eh. E va bene. Seguitemi tutti, non abbiate timore. Allora, questo è verde. Mi devi... Ci hanno scoperto, annulliamo la missione. Ma che sta di... Che sta di... Questa è azzurrina, verde acqua. Quello che cavolo è? Va bene, voglio che mi spiegate. Sì, le spiegheremo tutto una volta arrivati in cima. Non si preoccupi. No, non si deve rimettere in fila, perché ve
scaraventano fuori tutti quanti a calci in culo direttamente, non c'è alcun tipo di problema. Quindi, piano piano, cerchiamo di reclutare tutte ste germotalpe poverazze che hanno fatto file, ora, insomma, ore e ore di fila per essere poi cacciate con tutta la cattiveria del mondo. Quindi dovremmo chiedere pure a questa di seguirci, no? Ovviamente sì. Ok, sarò al centro dell'attenzione, sicuramente, al centro del piede di qualcuno. Allora, questa dovrebbe essere l'ultima, spero. Vediamo. Salve, signori. Vi ho portato tutti quanti, tutti quanti. Vediamo se è giusto. Ci sono ancora tre ospiti vestiti in modo inadeguato. Oddio, dov'è che non l'ho guardato? Ah, aspetta, qua ce n'è uno, un altro. Chi l'aveva visto, per esempio? Quindi dobbiamo guardare pure un attimo in giro, non soltanto quelli in fila. C'è qualcun altro di qua? Allora, questo qua sembrerebbe di no. Quello è un soldato. Ah, ecco gli altri due, ragazzi, perfetto. Ma effettivamente questo a che cosa serve? Cioè, ai fini di tutto, della trama, di tutto il resto appresso. Vabbè, ci siamo, signore, buon uomo. Ecco qua, ce li ho tutti, eh. Guardie, portate queste germotalpe nelle prigioni. Addirittura, poracci. Scusate ragazzi, non è stato intenzionale. Finalmente abbiamo finito, quegli ospiti carenti di rosa non vedranno mai più la luce del giorno. Quindi ho fatto una cosa orribile fondamentalmente. Allora, se qua la fila si è svuotata, magari si è svuotata pure di sotto, pure al portone principale. Che cazzo. Ok, altro incontro velocissimo perché mi ci sono scontrata. Omori livello 22, perfetto, vuol dire che anche gli altri saranno vicini al livello 22. Quindi torniamo verso l'ingresso, ragazzi. Oh oh, è questo che volemo? Un altro. Ci ha scoperto pure lei, non ci dica. Non siete germotalpe, immagino vi starete come se io sono il figlio del guerriero delle gente. Ser Maximus II. Avrete anche sconfitto mio padre, ma io sono più forte di lui. Nel nome della mia dinastia, con mio padre al mio fianco, vincerò. Peccato che tuo padre sia morto malissimo, tesoro. Mi dispiace, ma anche lui sguardo che uccide. E attacchiamolo a volontà. Vediamo quanto sei più forte di tuo padre. È parecchio più resistente lo stronzetto, eh. Avanti così, dai. No, la morte di mio padre non può essere stata vana. Temo che lo sarà, mio caro. Mi dispiace profondamente, guarda, davvero, oddio. Vedo spiriti. Oddio! Resistete, ragazzi. Forza, che gli mancherà pochissimo, dai. Ultimo attacco. Padre, perdonami. Perdonami. Non sono stato all'altezza. Sì. E anche lui è stato fatto fuori, ragazzi. 1700 punti esperienza, 400 vongole, tofu e Hiro è di livello 22, apprende incanto. Obri di livello 22 e Kel di livello 22. Dai, è tutta. Mi piace. Questo mi è piaciuto. Siamo alzati tutti quanti di livello. Una cosa bellissima. Ok, sono stata a salvare, ragazzi. Vediamo se la situazione qua all'ingresso è cambiata. Ma sembrerebbe proprio di no, mannaggia la miseria. E proviamo a ripassare dopo, ne è passato di tempo comunque, non vorrei dire. Magari mi sono persa qualcos'altro di qua, forse qualche altra cosa che dovevo fare. O altra missioncina o robe del genere. Allora, qua c'è stava, ecco, tipo sto posto con questo coro. No! Non va per nulla bene! Tu nella posizione centrale sinistra lo chiami cantare. Il fenicottero di plastica di mio cugino saprebbe fare di meglio. E non pensare che non veda te a sonnecchiare nell'ultima fila. Datevi un contegno, Dulcinea ci sbatterà tutti nelle prigioni. Oh, queste germotalpe sembrano in difficoltà. Chissà se possiamo fare qualcosa per aiutarle. Ehi là, avete bisogno di una mano? Siamo assistenti professionisti, a disposizione. Oh, grazie al cielo, finalmente abbiamo dei professionisti. Dobbiamo preparare il coro a tutti i costi prima che inizi il grande evento di Dulcinea, ma non c'è abbastanza tempo. Oh, vedete, noi germotalpe tendiamo ad addormentarci quando ascoltiamo la musica, e quindi, come potete immaginare, il coro si addormenta mentre cerca di cantare. Oh,
Temo che dovremo ricorrere a metodi alternativi per tenerli svegli. Capisco, non temere, te lo dico da Germotalpa a Germotalpa, so esattamente di cosa stai parlando. Dici davvero? Che sollievo, siamo salvi! Non mi aspettavo di meno da dei professionisti. Me ne occuperò io, non temere. Di che cazzo sta parlando Kel? Scusate, non mi è chiaro. Per niente proprio. Questo è il suono di un tamburo? Questo? Davvero? Ok. Una torta alla fragola con odore di oceano, vuoi assaggiarla? Ok, quindi probabilmente allora per far passare il tempo dobbiamo fare tutte queste missioncine sparse nel castello. Altre conserve varie. Torniamo indietro e probabilmente Kel, non lo so, le dovrà tipo colpire con la palla. Oddio, perché, cioè, se si è proposto Kel, sì, ma dovrò pur fare qualcosa, no? Bene, signor corista, sono pronto a procedere. Grazie, oh gentile professionista. Saremo eternamente in debito con te. Vediamo. Oddio. Ok, ok. Ok, io non sto credendo a quello che sto vedendo, ragazzi. Gli stiamo lanciando i pomodori per lasciarli svegli. È pazzesca sta roba. È veramente pazzesca. Sì, splendido! Grazie al tuo aiuto, il grande evento sarà glorioso! Ma forse possiamo fare di meglio. Posso chiederti di nuovo il tuo aiuto professionale? Certo, credo in te e nella tua competenza professionale, insegnaci tutto! Come se lanciano i pomodori? Questo vi devo insegnare? Davvero? Ok, è commovente. Va bene. Però questa l'avevamo già fatta, ragazzi. Non vorrei dire, ma... Ok. Continuiamo a lanciare i pomodori. Cioè, una volta si diceva, noi andiamo a lanciare i pomodori. Quando uno fa uno spettacolo di merda, gli lanci tipo le uova marce, no? E la verdura marcia, ma... Fino a sto punto... Sì, splendido! Grazie al tuo aiuto il tuo evento sarà... Sì, il tuo evento, l'evento sarà glorioso. È quasi ora dell'evento, significa che abbiamo tempo solo per un'ultima sessione. Ci daresti un'ultima occasione? Beh, ormai siamo qua. Credo in te e la tua competenza professionale. Insegnaci tutto, di nuovo insegnaci assolutamente come si lanciano i pomodori! Ragazzi, non va addormentate! Non va addormentate! Che poi che figura di merda fate. Ho stonato malissimo. Però a sentire Germotalpe, ragazzi, che provano a cantare mentre si addormentano, non è che sia tanto facile provare a intonare qualcosa, eh. Ci siamo, l'evento è pronto, ragazzi, basta. Allora, vedo già i miglioramenti. Ti ringrazio per il tuo tempo. Cercheremo di cavarcela con quello che sappiamo fare. Ok, allora, abbiamo fatto anche questo, quindi evidentemente dovevamo fare anche questa cosa qua. Allora, però, quello che sto vedendo è che qui c'è un cocomero. Bibita alla pesca, perfetto. Dall'altra parte pure ci sarà qualcosa, vediamo un po'. Sì, un altro cocomero. Patatine, ecco le patatine per un piccolo aperitivino, ci possono sempre stare. Allora, usciamo. E quindi, allora ragazzi, in tutte le stanze in cui sono stata c'è stata una sorta di missioncina da fare. Quindi probabilmente dall'altra parte di questo piano c'era la biblioteca anche, se non sbaglio. Ecco qua. Ma ogni santa volta, Dio santissimo, te che sei? Sì, come faccio a saperlo? Il figlio di guerriera delle leggende, il nipote di Ser Maximus. Avete sconfitto mio padre e mio nonno, ma questo solo ha alimentato la mia furia. Mi siete vendette, a nome della mia dinastia con mio padre e mio nonno a mio fianco, c'era la mia famiglia. Va bene, sì, abbiamo già sterminato due generazioni di questa famiglia. Sicuramente non faremo troppa fatica a sterminare anche questa. Di attacco a tutto spiano. Ma probabilmente ogni volta sarà sempre più forte, no? Può essere. No, non avrebbe senso comunque. Prova tristezza. Contro la tristezza serve la rabbia, ragazzi.
Allora, adesso a lui non è che sia rimasto poi tanto di vita. Però comunque dirò a Kel di farli incazzare tutti quanti. Vediamo un po' se le cose migliorano. Beh, sembrerebbe proprio lì sì. Porca loca, la morte di mio padre e di mio nonno non può essere stata vana. Vediamo Aubrey quanto danno fa. Boom, bitch. Ci siamo. Dovremmo esserci. Ah, pesse, Zord, pure a te, mannaggia santa. Attacchiamo come se non ci fosse un domani. Sperando che i nostri attacchi possano essere talmente efficaci da farlo fuori una volta per tutte. Quindi allora, se dovesse mancare un ennesimo incarico nella biblioteca, ragazzi, ci sarà anche un'altra battaglia contro Maximus IV. Dai, ragazzi, su. Dovremmo esserci a sto punto. Dimmi che ci siamo. Ancora. Ormai è al limite. Mo sì. Padre, nonno, perdonatemi. Non sono stato all'altezza. Manco te ce l'hai potuta fare, tesoro. 1875 punti esperienza e 450 vongole, ragazzi. Avanti tutta sempre. Bello, bellissimo. Mi sbaglio o si è fatto tutto silenzioso all'improvviso? Non c'era una folla di germotalpe in attesa alle porte fino a poco fa. Non le vedo più da nessuna parte. Devono essere riuscite a uscire. Seguiamole, umori. Forse possono guidarci fuori di qui. Ah, finalmente. Però adesso mi tocca andarmi a curare, ovviamente, perché non so se fuori ci sarà salvataggio. Anche se penso di sì. Quindi intanto ci rimettiamo in sesto le chiappozze. Salviamo. E quindi ci dirigiamo immediatamente all'uscita. Io non vedo l'ora di lasciare questo posto da incubo. Non ce la faccio più. Ecco qua. Oh, l'uscita è libera finalmente. Vediamo un po'. Ce l'abbiamo fatta? Pure il parco è tutto maledettamente rosa. Non ce la posso fare. Evviva, siamo finalmente fuori dal castello di Dulcinea. Mi chiedo cosa sia questo grande evento che stanno preparando, però. Strano, non vedo più le germotalpe all'ingresso. Dove saranno andate? Deve esserci un'uscita segreta da qualche parte. Cerchiamo in giro ed esaminiamo ogni cosa sospetta. Bene, quindi quello che ci tocca fare adesso è cercare un'uscita segreta. Beh, se le germotalpe stavano andando qua, probabilmente saranno... L'uscita segreta sarà qui, no? Oh, raga, vi giuro che non oso... Oh, Cristo. Qual è la password? Bella. Bella e fenicottero. E poi... Evocatrice di sto cazzo. E poi... Statua? È sbagliato. Oddio. Aia, pazzore. Da. Oh, Cristo santissimo benedetto. Kel è stato letteralmente fulminato, signore e signori. Non so se ci rendiamo conto, ma la cosa è stata veramente terrificante. Quindi ci serve una serie di parole precise per poter accedere a quella benedetta statua. Ma qua fuori ci sarà un salvataggio o mi toccherà sempre tornare indietro? Fatemi vedere un attimo qua, ragazzi, che c'è sta una botola. Oh, ottimo. Immaginavo fosse una sorta di scorciatoia, ma non così comoda. Ho di sottaceti, Kel, te li fai andare bene, Dio santissimo. Dobbiamo curarci, che cavolo. Bene, ragazzi, questa è una gran comodità perché ci ha portato direttamente al salvataggio.
Quindi, allora ragazzi, direi che comunque oggi fortunatamente sono riuscita a proseguire. Evidentemente quello che ho fatto era tutto quello che c'era da fare per poter uscire appunto finalmente dal castello di Dulcinea. Il problema è che non siamo ancora riusciti veramente a scappare da questo posto, perché ci siamo ritrovati semplicemente all'esterno. E quindi per riuscire a darci la gamba dobbiamo a quanto pare girare un pochettino, ragazzi, in questo parco, in questo giardino, pare pure labirintico, forse per poter appunto accedere a sta benedetta uscita che sta nella statua, evidentemente, perché c'è sta una password da creare. Quindi dovremo vedere la prossima volta un pochettino cosa ci troveremo di fronte. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.